A un mese dall'accordo firmato in Confindustria, nessuna novità per i 21 ex lavoratori interinali della Denso di Piano d'Ardine. L'intesa firmata con i sindacati prevedeva un reintegro ogni 3 prepensionamenti, ma ad oggi nulla si è mosso e i lavoratori temono un allungamento dei tempi. In polemica anche con i sindacati, una delegazione di maestranze si è ritrovata in Piazza Libertà ad Avellino per un sit-in. I lavoratori hanno anche incontrato il vicario della diocesi, Pasquale Iannuzzo, e lunedì saranno ricevuti dal vescovo Arturo Aiello. Ma l'obiettivo è interessare della vicenda anche il sindaco del capoluogo Festa e il prefetto di Avellino, Paola Spena. Noi avevamo fatto, diciamo, concordato questo accordo che loro ci avevano detto e si è verificato il contrario, nel senso che dovevamo aspettare 6 mesi per quanto riguardava diciamo, il contesto delle uscite. A noi ci avevano detto che dal 1° maggio già c'erano 2 persone in uscita e aspettavamo il terzo. In un mese non si è verificato tutto ciò. E per quanto riguarda l'incentivo alle uscite non se ne è parlato minimamente e poi è uscito al di fuori per quanto riguarda come si dice, la mobilità. La mobilità, noi non sapevamo proprio assolutamente niente di questa cosa. La situazione che si è determinata alla Denso non è nient'altro una situazione che ha creato il sindacato e l'azienda, ok? È meglio che lo si dice una volta per tutte. Noi abbiamo sempre ribadito un concetto, il lavoro, perché fare i cosiddetti casini non serve a nulla. La diplomazia, queste cose si risolvono con l'azienda e i sindacati. Cosa è successo in questo periodo? Noi abbiamo sempre seguito il sindacato. Oggi sento Altieri, mercoledì, il segretario della Vire, dire che si parla di mobilità, ma la mobilità è altra cosa rispetto all'accordo siglato il 14 giugno. Il 14 giugno parla di una proposta, che quello non è un accordo, di una proposta che ogni 3 persone viene assunto un operaio. Se io sono operaio della Denso e mi manca un anno di pensionamento e l'azienda non offre una proposta, un incentivo economico per dire io ti accompagno alla pensione, perché dovrei licenziarmi e andarmene a fare e perdere non solo parte del salario, ma anche qualche situazione contributiva? Quindi l'accordo deve essere fatto, l'accordo può essere rettificato, rimane l'accordo, ma deve essere fatta una proposta economica dall'azienda, perché se aspettiamo la mobilità con gli interinali dentro non può essere mai attivata, e se continua il lavoro, la mobilità non la faranno mai.